Questo programma offerto da Questi sono Luca e Maria. Da qualche tempo avevano dei forti dolori che gli impedivano di vivere bene. Finché un giorno un amico gli ha parlato di uno speciale materasso, il materasso Derox. È l'unico memory foam al mondo arricchito da una mescola in carbonio che ti aiuta a regolare il calore e la sudorazione e ti difende dagli effetti dei campi elettromagnetici. E non solo, è reverse, quindi puoi decidere come dormire. Chiama senza impegno all'800-910-323 per richiedere maggiori informazioni. Amici sportivi di Radio Doppio Zero e del Bitonto Calcio, buonasera dallo studio di Radio Doppio Zero. Siamo qui in diretta, sono le 19.50 con qualche minuto di ritardo perché abbiamo dovuto organizzare un po' stasera, avete visto, a parte Halloween, la zucca noi ce l'abbiamo, Michelangelo l'ha portata, per cui per quanto riguarda Halloween siamo a posto, abbiamo addobbato lo studio con un paio di sciarpe, insomma con i nostri loghi, eccetera eccetera. Buonasera Michelangelo Biscardi. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Buonasera Danilo Cappiano. Buonasera a tutti. E buonasera Sant'Antonio Figliola. Buonasera a tutti. Come lo chiamiamo? Come lo chiamiamo? Domani il suo, la sua festa, la festa di tutti i santi. È la festa dei santi di tutti, come si vuole dire. Va bene, Antonio, come andiamo? Tutto a posto, sta andando bene per adesso, quindi devo continuare così. Come ti piace essere il primo in classifica? Sì, scusate se ho ricordato subito il fatto che il Bitonto per la seconda settimana guarda tutti da lassù, chiaramente smorziamo subito gli entusiasmi, però godiamoci come sempre questo momento, come dico sempre, dobbiamo vivere la giornata, godiamoci questo momento. Assolutamente, assolutamente. Allora, cominciamo con ringraziare come al solito i nostri sponsor che ci danno la possibilità dei programmi e tutto. Vi ricordiamo che se volete fare qualche domanda ad Antonio lo potete fare sulla pagina ufficiale del Bitonto Calcio, da dove ci state seguendo, attraverso la chat di Facebook. C'è già un piccolo paragone che hanno fatto, vi ricordate Olly e Benji, per cui Antonio Figliola dovrebbe essere Benji, Benji. E Paternolli, esatto.
scontato, ma prevedibile. Ed è Giacomo Germano che ha scritto grande questo. Grande Giacomo. E logicamente salutiamo tutti quelli che ci seguono: Mimentini, Sergio Mastropasqua, Mariangela Cappello, Pep Mor, Mario Bitonto, Mario Romano di Bitonto Live, che come al solito da un paio di settimane si è intrufolato in maniera. Assolutamente sì, importanti dati statistici. Assolutamente sì. Ho aggiunto giusto io qualcosina, ma non ho alterato in alcun modo le informazioni preziose fornite da Mario Romano. E due parole sul fatto che sono un paio di settimane che Nicolangelo viene con la sua mise, giacca e cravatta, e il Bitonto vince 3-0. No, cravatta no. No, la cravatta nascosta, però stai con la giacca e la camicia. Nemmeno la giacca e camicia. Sono 2-3-0, io continuerei così. Volentieri. Né sapere, né leggere, né scrivere. Io proseguo ad oltranza. Mi spingo fin dove posso, diciamo. Assolutamente. Un saluto anche a Valerio De Sali, Danilo Verriello, un abbraccio a tutti voi, un abbraccio anche a te che ci stai seguendo. Allora, diciamo subito chi c'è stasera oltre ad Antonio. Sì, abbiamo qui Antonio a nostra disposizione, come sempre lo ringraziamo, e poi avremo un collegamento telefonico, io onestamente ne parlavo anche con voi oggi, sono davvero onorato questa sera di avere in collegamento con noi un giornalista salentino che, perché ha masticato un po' di calcio locale negli anni, soprattutto un po' di giornalismo, è cresciuto anche un po' nel mito di Telenorba, con Michele Salomone per il Bari e Bruno Conte che seguiva il Lecce. Quindi noi avremo davvero l'onore e il piacere di ospitare in collegamento, seppur soltanto in collegamento telefonico, il collega giornalista Bruno Conte, che ci parlerà del Casarano, prossimo avversario domenica al Città degli Ulivi, ricordiamo, con fischio d'inizio alle ore 15:30. Allora, cominciamo subito perché la serata è abbastanza pregna. Sì, anche che dobbiamo accelerare per recuperare il tempo perso. Dunque, partiamo da rivivere quelle che sono state le emozioni. Permettimi, c'è il nostro Pasquale Civitaro, dice: un abbraccio dall'autostrada del sole, sono bloccato a Roma da 2 ore, Biscardi sempre elegantissimo. Sei un lecchinissimo, ma arriva con elegantissimo. Ringrazio Pasquale Civitaro. E nel frattempo si è anche connesso un certo Donato degli Santi. Attenzione, saluto il grande Donato, ex del calcio. Che già, che ha già commentato belli i capelli, figlio. Sì, Donate, lo stalker perfetto, cioè siete sempre sul post Facebook, cioè, para un rigore Antonio, un intervento prodigioso di figlio. C'è Donato, è quello di Donato. Di Donato, che secondo me ha la notifica con il tag figliolo, non lo so, andiamo. Allora se sì. Non vai veloce qui, guarda, sono arrivato già un bel po' di devo accelerare assolutamente. Analizziamo quindi con Antonio e con tutti voi, anche con voi da casa, questa splendida, l'ennesima splendida, meravigliosa vittoria del Bitonto, ancora una volta per 3-0 dopo il Taranto. Okay, scalpo allora, al Brindisi questa volta. Allora, mentre tu parli, casa, mentre tu parli, perché non voglio vedere la tua faccia, mandiamo le immagini degli amici di Telesveva. Voglio vedere di Telesveva e tu fai il tuo commento. Forza, sta rapidamente. No, vabbè, non c'è da fare commento, ma c'è da chiacchierare con il nostro ospite Antonio. Ancora una vittoria di questo Bitonto che vince, convince, nonostante qualche lamentela, rigore, fuori gioco, onestamente, cioè noi non abbiamo mai sentito che quella poteva essere una punizione a due in area di rigore, ma vabbè, ma cioè, le lasciamo a qualche collega, diciamo, la libertà chiaramente in un paese democratico di esprimersi. Squadra quadrata, solida questo Bitonto che ancora una volta si è dimostrata tatticamente perfetta, grande cinismo. Sono questi davvero i segreti di questo Bitonto, e nello spogliatoio in queste settimane di primo posto c'è più entusiasmo o maggior consapevolezza del proprio valore e che davvero si sta costruendo qualcosa di importante in proiezione futura? Ah, per quanto riguarda la partita di domenica, diciamo, l'abbiamo fatta sembrare facile, però era difficilissima perché il Brindisi, cioè, i numeri parlavano. In che senso l'avete fatta sembrare facile? Noi in tempo una stanza stavamo morendo. Ah, con questo risultato può sembrare facile, ma è stata difficile comunque come partita, e poi il Brindisi era sotto di noi di un punto, era praticamente secondo in classifica, quindi questo sta a dimostrare il valore del Brindisi. I nostri segreti, sinceramente, diciamo, per quanto riguarda l'entusiasmo, è vero, cioè c'è molto entusiasmo.
però cresce pari alla la consapevolezza, perché ovviamente più vinci più capisci di essere forte, perché non nascono dal caso queste vittorie, quindi crescono uguali, secondo me, entusiasmo e consapevolezza di me stessi. Nel calcio, Antonio, i numeri hanno sempre ragione, nel calcio, nella vita, nello sport in generale, i numeri non mentono mai, rappresentano sempre sostanzialmente la verità assoluta. I numeri di oggi parlano del Bitonto miglior difesa, un Bitonto che non prende gol da 5 turni, una porta imbattuto. Merito di Antonio Figliolo, merito della difesa, merito comunque di tutta la squadra che fa un grande lavoro di sacrificio. Sì, sicuramente merito di tutta la squadra, perché ovviamente il pressing inizia dall'attacco, esatto, e gli attaccanti sono i primi a difendere, ad aiutarci molto, i centrocampisti, cioè, diciamo, siamo molto compatti da questo punto di vista, e ovviamente i numeri stanno dicendo questo, quindi è una nostra forza sicuramente la compattezza di tutta la squadra. Allora, da casa Francesco Lillo dice che almeno 6-7 punti della classifica del Bitonto sono da attribuire alle parate di Antonio, uno dei più forti, se non il più forte del girone H. Antonio, Sant'Antonio. Non ci ho mai pensato sinceramente a questo. Il rigore di Nocera, l'intervento su Genchi contro il Taranto. Sicuramente fa piacere giocare bene, non posso dire altro, però la cosa più importante è veramente aiutare la squadra a vincere. Per me veramente basterebbe anche un intervento oppure zero intervento, ma l'importante è vincere. Sono felicissimo lo stesso. Ti posso chiedere una cosa, Antonio, ma quando ti sei spostato? No, glielo volevo chiedere. Dopo glielo chiedo. Nel frattempo salutiamo Ivan Arbore che ci sta seguendo dalla Germania, precisamente da Dortmund. Borussia Dortmund, una quantità di gente industriale stasera. Valerio De Sario, devo dire la verità, era certo della vittoria a Brindisi, meno male. Tu, per noi no. Però con il Casalano ci vuole un'attenzione altissima. E se vinciamo si sogna davvero? Secondo me è presto per pensare a questo. Dobbiamo solamente mantenere questo primato, perché ci siamo arrivati, è merito nostro, e l'obiettivo è mantenerlo. Quindi dobbiamo pensare, sembra una frase fatta, ma veramente di partita in partita, perché il girone è difficilissimo, cioè ogni partita è difficile. Secondo me non ci sono partite facili in questo girone, quindi ogni partita è difficile. Senti, cinque nomi. Scusa, Nico, sì, vai, faccio cinque nomi, anzi cinque cognomi: Lomasto, Montrone, Colella, Amelio e Gianfredo. Sono praticamente i tuoi angeli custodi, sì, lì davanti, i tuoi e anche chiaramente di Gigi Zinfollino. Si stanno mostrando, sì. Vi state dimostrando una gran bella difesa. Sì, non è frutto del caso, perché i sacrifici, gli allenamenti, comunque dall'inizio del ritiro il mister lavora molto sulla fase difensiva e ovviamente anche sulla fase offensiva, però non sono frutti del caso, vuol dire che stiamo lavorando bene in settimana e comunque sono difensori fortissimi, quindi lo stanno dimostrando ogni domenica. Io ti faccio l'ultima domanda di questa tranche iniziale, poi prima di passare poi la parola, qualche curiosità da casa e al solito racconto fotografico del nostro Danilo. E ti volevo chiedere, visto che da casa i nostri tifosi ci chiedevano, hai regalato 6-7 punti con le tue parate. In questo primo scorcio di stagione qual è stata, secondo te, la parata più bella? Secondo me la più bella è Francavilla. Io ho pensato a quella, credimi. Sì, direi proprio quella. Allora, perché con quella parata sul 3-1 ci hai evitato una brutta mezz'oretta, perché se fosse entrato quel 3-2, insomma, l'ultima mezz'oretta non sarebbe stata facile, diciamo. Sì. Allora, da casa, Pep More, il Bitonto ha avuto sempre portieri forti, ricordo un fortissimo Galeano all'epoca della vecchia Serie D, e adesso abbiamo Antonio Figliola. L'anno di Mister Zunico, 2007-2008. Ok, Luca Recoba, in realtà il Bitonto con Figliola ha preso un solo gol, quello col Fasano sul calcio piazzato. Chissà se avesse giocato tutte le partite. Vabbè, ha preso due gol, perché ha preso pure il gol a Francavilla.
Infrancabile. E poi Mario Romano, che già comincia a insinuarsi qui come la zucca di Halloween. Il rigore parato a Nocera può essere stata la scintilla che può aver dato una svolta alla stagione. Io sono d'accordo, perché l'approccio non fu malvagio a Nocera, però poi dopo dei primi 10 minuti, ricordiamo bene, quasi il Bitonto ha avuto timore, quasi il Bitonto ha sofferto qualcosina. Ci fu un rigore di parato da Sant'Antonio, con tanto di nostra esultanza evangelica, andando nel sacro nel profano, in tribuna stampa, e da quel momento è cambiata la stagione del Bitonto. Da quel momento, secondo me, perché è stato un ceffone, e dico ceffone perché veramente schiaffo è forse riduttivo, da dopo due sconfitte, un rigore, la prodezza di Antonio, da quel momento il Bitonto. E diciamo che quel ceffone l'abbiamo sentito. Speriamo! Che voglio dire, ma da quel momento il Bitonto non si è fermato, sta procedendo. E allora, e anche dalla Svizzera, da Zurigo, dicono uno fisso domenica, ce lo dice Andrea Liso, uno fisso da Zurigo. Ce lo auguriamo, ma sappiamo che non sarà facile, ma di questo non sarà facile assolutamente. Ne parleremo dopo. Poi Donato Degli Santi ti fa una domanda, ma te la dico alla fine della puntata, perché così. Un buonasera anche a Graziano Moretti. Silvio Mercai, mamma mia che giocatore! Silvio è fantastico, veramente un bravissimo ragazzo. L'abbiamo conosciuto ancora più a fondo nella puntata di giovedì. Veramente un bravissimo ragazzo, molto simpatico. Mario Romano, no, Pasquale che chiede: Mario Romano, dove stiamo? Scusa, chiamalo. Cioè, sentitevi sulla chat del Create un gruppo WhatsApp ad hoc. Esatto. Un saluto a Franco Verriello, a Giacomo Germano che stasera sta impazzendo con i collegamenti perché probabilmente gli cade la linea, si è ricollegato da capo. Ti volevo chiedere una cosa: il fatto che è inevitabile comunque come domanda, stia giocando molto più tu che Zinfollino, sì, ti spinge ancora di più ogni domenica a crescere? Noi lo sapevamo comunque da inizio anno che, diciamo, ci sarebbe stata questa, tra virgolette, sfida, diciamo, per il nostro ruolo, perché Gigi comunque ha giocato l'anno scorso da titolare e io ho giocato l'anno scorso, quindi sapevamo che sarebbe stato, ed è comunque ogni partita difficile conquistarsi il posto, secondo me. E sicuramente, come ho detto sempre, da inizio anno è veramente uno stimolo in più, anche perché Gigi mentalmente molto forte, quindi ogni allenamento è del massimo e quindi di conseguenza magari a volte se io voglio dare di meno sono tra virgolette costretto ad impegnarmi di più, a cercare di far meglio di lui, sempre ovviamente col massimo della realtà, certo, del rapporto, certo, che abbiamo. Poi mi spiegherete uno di questi giorni perché tutti alla fine dell'allenamento se ne vanno e voi due raccogliete i palloni. Ander, e già me lo vedo Iurino, Ander! È il momento brutto della giornata. Il momento più umiliante. Esatto. E poi un'ultima cosa, poi andiamo con le foto di Danilo. C'è stato il gol del Brindisi, quello che è stato annullato per fuorigioco. Io non ho visto il fuorigioco, ho visto te. No, ho detto Nicolangelo, ma si è scansato! Si è girato su te. Ho visto anche nelle telecronache che hanno detto gol annullato. Cioè, io tutta la difesa si era fermata, ma proprio da due o tre secondi. Noi invece non abbiamo proprio visto l'arbitro col braccio da guardare. Ho tutto. Detto Nicolangelo, si è scansato. Vabbè, lasciamo stare, meglio così, che abbiamo sbagliato noi. Allora, Danilo, vamos. Andiamo con la tua parte. Comunico che se può interessare a qualcuno, no. Volevo scherzare un attimo su questo scontro salvezza che c'è stasera in Serie A, non gioca Suso nel Milan. Aia, grave, lasciamo questo è grave. Questo lasciamo grave. Perdere anche perché non è che sia tanto contento come è andato ieri sera. Invece Peppe Mordacaccia, se vinciamo il campionato, se vinciamo il campionato, Mercai si deve tagliare i capelli. Non so, sì, se Silvio sarà. Ha detto. Silvio ha promesso questa cosa. Mamma mia. Vabbè. Barbieri di tutto il mondo, ti fate più tonto. Allora, e logicamente Daniele che ci dice da casa, ragazzi, è inutile dirlo ormai, da domenica prossima bisogna riempire lo stadio. Perché se vogliamo continuare a essere primi anche dal punto di vista mentale. Esatto. Dobbiamo per forza riempire la cosa. Allora, andiamo con le foto di Danilo. Sì, allora, foto numero uno l'abbiamo chiamata la solitudine dei numeri uno. E il portiere per antonomasia è il ruolo più brutto nel calcio, perché il suo errore equivale alla pena massima, il gol avversario. Ma effettivamente come si sente un portiere fra i pali quando magari è semplicemente abbracciato dai tre pali e ciò che gli fa compagnia è la linea di porta? Ti senti solo per larghi tratti della partita? Com'è questa sensazione del portiere solo? Sì, è vero comunque che la maggior parte delle partite sei solo e la cosa più brutta secondo me è che hai molto tempo per pensare
E questa è una cosa che a volte ti può far male, perché se pensi troppo puoi trovare, diciamo, un momento non attento. Però è vero che sei molto solo. È brutto anche perché a volte sei quasi... cioè non puoi fare niente a volte per cambiare la partita, ed è una sensazione bruttissima. Oppure quando prendi solo un gol senza tiri è bruttissimo. Però ci sono quei momenti, quei pochi momenti che capitano ogni tanto, qualche partita, che valgono veramente la pena viverli. Senta Antonio, le prossime foto purtroppo ci è toccato selezionare un tuo difetto, perché tu sei bravo fra i pali, quello che vuoi, però i rigori non li separare, c'è proprio poco da fare. Mi dispiace, lo dovevamo dire, però andiamo. Ci tocca fare la parte dei cattivi. Non li riesce a parare sti rigori, come si non fa? Lo so perché non, sto non ne prende una dal dischetto. Ma adesso scherzi a parte, questo qua è un dono naturale o comunque nascondere i segreti? Oh, io penso che secondo me è Gianni che li minaccia, che se non parla di rigori fa qualcosa durante la giornata. No, secondo me non si parla di dono naturale, ma nemmeno di segreti. È questione che ti deve andare bene, secondo me. È un mix di intuito e fortuna. Poi al momento del rigore ci sono tanti pensieri, tantissimi pensieri. Io cerco ovviamente di entrare nella partita, nel momento della partita e nel giocatore che calcia, perché molte volte entrando nella sua testa magari capisci che non vuole rischiare o vuole rischiare, quindi si possono capire molte cose da questo. Oh, comunque con l'addobbo di stasera abbiamo tenuto, svoltato, abbiamo accontentato Francesco Scaraggi, che qualche settimana fa ci aveva detto che eravamo abbastanza anonimi, però l'abbiamo accontentato così almeno, insomma. Va bene, andiamo spediti. La quarta foto l'abbiamo chiamata foto 4. L'area è mia e ci faccio quello che voglio. Questa è una foto un po'... Ringraziamo Anna innanzitutto per le fotografie, così come ringraziamo Cosimo, esatto, certo. Perché ci danno dei racconti fotografici di altissimo livello. E ci danno anche le foto per cambiare il profilo. Soprattutto. E ci danno anche pezzetti di cioccolato quando è possibile. Vabbè, questa è una cosa che non si può dire. Senti Antonio, guardando questa fotografia qui ci è venuto da pensare, cos'è che passa nella mente di un portiere in quella frazione di secondo? Perché c'è un'azione confusa in area di rigore, come spesso accade in ogni partita, sì. Ci sono almeno quelle 8-10 gambe ed è tutto un casino. E l'irruenza, secondo te, in quelle situazioni, la chiave del successo per un portiere, per quanto può sembrare paradossale? Sì, ma non troppo. Cioè, secondo me, oltre l'irruenza serve anche lucidità, perché devi capire dove stai andando. Quindi serve quella pazzia, diciamo, che si dice sempre dei portieri, però secondo me serve anche molta lucidità per non sbagliare, perché è molto difficile, le uscite sono veramente difficili, quindi devi indovinare il momento giusto, quando è il momento che la palla è più alta, devi capire se puoi uscire o no, quindi oltre l'irruenza secondo me ci vuole anche molta lucidità. E poi Antonio, direi di passare tranquillamente all'ultima foto, che forse è anche una delle più belle che abbiamo quest'oggi. È il mister Iorino assieme a te e a Gigi. L'abbiamo chiamata i portieri di oggi ma gli uomini di domani. Perché quanto è importante avere un mentore vero e proprio come Gianni Iorino, che quotidianamente vi sprona a dare il massimo, ma soprattutto vi ammazza dal punto di vista degli allenamenti, perché vedendo gli allenamenti di Iorino sono davvero tremendi. Voi non avete visto nulla. A Camerino, secondo me, ha raggiunto Gianni Iorino ha raggiunto il top. No, perché vabbè. Poi la cosa bella di Iorino, scusate, mi intrometto, la cosa bella è che la sera era lui distrutto fisicamente, però lui dice... domani mattina li devo scattare, sì, cioè li devo li vessavo sì, durante l'allenamento, una forma di... Anche perché ricordo qualche giorno prima della partenza che Iorino affermò che avrebbero dovuto portare con sé un tipo particolare di crema, sì. Perché poteva essere molto utile, disse: io lavorerò in modo tale che quella crema potrebbe servire. No, io ricordo durante il camerino, scusate stasera si era impallata la lingua, che Gianni, proprio a lui forse probabilmente, in simpatico slang barese, ha detto durante un'uscita: muoviti che non hai fatto niente, che se vengo lì ti faccio vedere la palla davanti. ma lasciamo i ricordi del camerino, belli ricordi assolutamente, sì. Comunque del ritiro. Però ci deve rispondere la domanda. Deve rispondere, sì.
Sì, mi sono trovando... ricordo la domanda. No, non mi ricordo. È lui che dimentica di Mister Iurino. Si dimentica lui. Sto trovando molto bene. Ammetto che all'inizio è stata dura. È stata molto dura perché diciamo i ritmi sono veramente altissimi e forse questo magari a fine anno capirò che anche se adesso è difficile da sopportare, però magari a fine anno capirò che mi hanno aiutato a crescere. Dal punto di vista pure mentale, secondo me mi serve molto Mister Iurino, perché magari se a volte rallento un po' dal punto di vista mentale, lui è lì che ti martella e devi aumentare l'impegno. Senti, il tuo rapporto con Gigi invece? No, come ho detto prima, è un ottimo rapporto, ci aiutiamo entrambi in allenamento e quando ha giocato lui e quando ho giocato io ci siamo aiutati, cioè non c'è molta lealtà e sappiamo che uno dei due deve giocare purtroppo solamente, però non c'è nessuna forma di rabbia, sono molto contento infatti di questo. Senti, mentre Pasquale Scivittero è ancora fermo a Roma, so che sta dicendo qualche parola in sproloquio bitontino, lui dice che solitamente tu sei sempre uno fra i migliori in campo, difficilmente riesci a metterti meno di 7, ma ti chiede, durante queste prime partite del campionato, qual è la squadra avversaria che ti ha impressionato di più? Bella domanda. Durante queste prime di campionato sicuramente il Fasano in casa, dal punto di vista dell'agonismo, mi ha impressionato, perché forse la partita dove siamo andati più in difficoltà, un po' per il campo, un po' perché noi approcciamo così e così, ma loro, infatti loro in casa comunque continuano a vincere, è un campo... A vincere di mondo. Appunto, un campo difficilissimo, cioè dal punto di vista agonistico mi hanno impressionato loro. Allora, No, scusa, perché c'è un altro commento da casa di Pasquale Greco che dice: Bitonto Casarano 1-0, parata su tiro ravvicinato all'ultimo minuto di Figliola con i gioielli di famiglia. Magari. Lui sarebbe disposto a involare i gioielli di famiglia pur di preservare magari. Il punteggio di 1-0 alla vittoria del Bitonto. Il punteggio di 1-0 e il primo posto che sì. In classifica. Vogliamo rivedere la classifica. Poi dal martedì avremo un'Antonia in squadra. Ma ce la vogliamo rivedere, vediamocela questa bella classifica. La classifica è bella, la classifica va vista, va tenuta in considerazione ed è bella. La slide si chiama classifica, chiedo alla regia di supportarci. Ok, nessun problema. Danilo in girula la regia. Ci sono sempre c'è un Danilo buono e un Danilo meno buono. Il Girone è quello buono, il Cappiello è quello meno buono. Allora, rivediamo. Tipo Gargamella. Vabbè. Questa classifica è piacevole. È piacevole che stiamo lì lassù. Ma la posso leggere io che non ho mai letto? L'ha letta sempre Danilo. Porta male. No, ha letto. Io lo sai che sono scaramato. E allora continua Danilo. Va bene. Anche perché guardate un po'. La scelta cromatica, io vestito di nero, lui di verde, ci sono messi accanto e ho dato un altro tocco di nero verde, quindi sì. Voglio dire, manco a farlo apposta, però io che continuo con la mia copertura, non è una giacca, no, vabbè, tu sei una vergogna, ma di questo ne parleremo. Va bene, adesso passiamo direttamente alla classifica. Ed è bellissimo poter dire Bitonto capolista lì in vetta alla classifica, quota 19 punti. Segue il duo delle seconde a quota 18 punti, formato da Fasano e Foggia. A sorpresa, quel terzo posto lì virtuale se lo prende il Gladiator, quel Gladiator che quando vincemmo noi si diceva che fosse una squadra scarsissima, avevamo fatto poco, ma in realtà poi il campo sta dimostrando altro. Il Taranto a quota 15 punti, gli stessi punti del Sorrento. Il Brindisi, il Sorrento, Casarano. Che è il Sorrento che si sta rivelando, Si sta rivelando una grandissima sorpresa. A quota 14 Brindisi, Casarano e Gravina. 13 punti per la Gelbison, che sembra aver mollato un po' la presa dopo l'inizio scoppiettante di stagione. A 12 punti la Fidelissandria, 11 punti per il Cerignola, che è riuscita finalmente a vincere domenica contro il Gelbison per 2-1. 10 punti per Nocerin e Team Altamura, 9 punti per il Grumentum, 8 per Agropoli e Francavilla, mentre resta fanalino di coda a quota 4 punti il Nardò. Un Nardò che però, lo ripetiamo ogni settimana, nonostante la classifica deficitaria, diciamo, è una mina vagante. Chi ha visto le immagini di Nardò è rimasto Foggia, un pochettino basito, sì. Con il gol del Foggia, abbastanza rivedibilissimo da un punto di vista arbitrale, però diciamo, non fa niente. Peccato,
avremmo guadagnato qualche punticino sul Foggia, forse. Non perché no, stato perché no. Malaccio. Nel frattempo, Nico, permettimi di salutare anche gli amici che ci stanno seguendo sulla pagina di Radio Doppio Zero. Sono Manuele Rossella Achille, Vito Stellacci e poi un tifoso del Cerignola che salutiamo e basta. Niente, allora vogliamo. Mi stai insultando? No. Ma una sua previsione per la gara di domenica che non concorda con le nostre. Con le nostre, vabbè, ma su quello non c'è problema. Chiaramente, deve tirare l'acqua al suo mulino, ha bisogno di accorciare sulla vetta. Assolutamente, non ci sono problemi. Allora, ragazzi, che cosa vogliamo parlare? Vogliamo dare un'occhiata? Allora, prima di andare nel blocco pubblicitario, sì. E quindi nel frattempo poi approntare questo collegamento telefonico con il Salento, Danilo, rivediamo i due turni di campionato, sì, chiaramente sì. Quello della Serie D, del Girone H, e poi anche il prossimo turno della Juniores. Purtroppo Juniores, che veramente sembra essere entrata, ai noi, quasi in un vicolo cieco sfortunato. Però secondo me sabato potrebbe esserci un'occasione per risalire un attimo la china, riprendere un po' il cammino, un po' di entusiasmo, un po' di fiducia, vedremo. Perché giocherà con il fanalino di coda sì. Giulianova, seppur in trasferta. Bitonto Juniores, reduce ai noi dalla sconfitta casalinga per 4-1 contro la Dodici Cerignola. Però c'è anche da dire che il Cerignola, avendo analizzato la partita poi con Nicola Caldarola, responsabile appunto tra i responsabili della Juniores, che il Cerignola si è presentato con il portiere under della prima squadra Sarri e l'attaccante classe 96 fuori quota della prima squadra Martiniello, quindi non proprio un comportamento no, lo può fare, però chiaramente ognuno, chiaramente 96 con esperienza in prima squadra anche da fa la differenza con dei giocatori del 2001-2002, no, ti fa sentire la differenza, un po' di differenza c'è. Allora, presentiamo quelli che sono i prossimi due turni di campionato. Assolutamente sì, decima giornata vedrà l'Agropoli ospitare il Città di Fasano ed il Bitonto che attenderà fra le mura biche del Città di Vivi il Casarano, il Foggia che ospiterà il Grumentum, il Lardò che farà visita alla Fidelissandria rimontata clamorosamente domenica dal 2-0 al 3-2 in quel di Fasano, il Gravina che farà visita al Franca Villa, la Gelbison che ospiterà il Taranto, la Nocerina che farà visita al Gladiator in un derby tutto napoletano, il Sorrento che ospiterà il Brindisi e la Team Altamura invece che ospiterà fra le mura del Torino d'Angelo l'Audace Cerignola. Se non sbaglio Dander, c'è stato anche un po' di maretta insomma per questa c'è silenzio stampa da parte dell'Andre, infatti Mario Boraccino mi scherzava con me lunedì scorso perché voleva un ospite del Bitonto in studio, organizzare di domenica sera un ospite in studio dopo una trasferta, insomma giocatori tesserati mi manderebbero un attimo a quel paese, abbiamo messo su questo collegamento telefonico poi con Gigi Anaclerio, mister Anaclerio imbattuto, continuo a dire imbattuto, talismano Anaclerio e 7 punti con lui. Io infatti ho detto una cosa a Gigi in tribuna stampa a Brindisi ma non si può ripetere solo ed esclusivamente perché voglio vedere questa settimana che cosa succede. No, andrà bene, ci auguriamo, e mi diceva, visto il silenzio stampa dell'Andre, se potessi andare io a Pane Amore Fidelis perché non sapevo di cosa parlare questo il silenzio stampa della Fidelis. Però c'è stato un comunicato, rinnovata la fiducia sia al DS Bitontino Vincenzo De Santis che a mister Favarin. Ricordiamo che l'Andrea sarà ospite qui da noi al Città degli Ulivi il giorno dell'Immacolata 8 dicembre. Allora, vediamo, ragazzi, il turno della Juniores, esatto. E poi andiamo nelle pubblicità. L'ottavo turno del campionato Juniores, il Girone L, vedrà l'Audace Cerignola ospitare il Vasto Girardi, il Campobasso fare visita al Chieti, la Fidelissandria andare a fare visita all'Agnonese, il Pineto che ospiterà fra le mura amiche l'Avezzano, il Bitonto come dicevamo prima farà visita al fanalino di coda a quota 0 punti il Giulianova con la speranza che possa essere la luce in fondo al tunnel, e la Vastese invece che ospiterà fra le mura amiche il San Nicolò Notaresco. In questo turno, ottavo turno, a riposare invece sarà il Foggia, e la vittoria per il Bitonto potrebbe essere fondamentale perché la porterebbe a 10 punti e comunque a ridosso della zona playoff, potrebbe recuperare qualcosa, sì. Anche perché c'è da dire che c'è lo scontro diretto tra Vastese e San Nicolò Notaresco che sono rispettivamente seconda contro terza, ne può approfittare sicuramente il Pineto per allungare definitivamente in classifica o comunque per guadagnare sicuramente su una delle due, se non su tutte e due le rivali, però potrebbe anche essere un modo per il Bitonto per accorciare qualche punticino
sulla zona play-off. Allora, sono le 20 e 22 minuti, andiamo in pausa pubblicitaria e poi ritorneremo con l'ultimo blocco di Ruggito Nero Verde, l'intervista al collega di Telenorba Bruno Conte e poi logicamente Nicolangelo preparerà le sue borracce di ossigeno per spiegarci tutto quello che dovrete fare per la partita di domenica. Pubblicità. Questi sono Luca e Maria. Da qualche tempo avevano dei forti dolori che gli impedivano di vivere bene. Finché un giorno un amico gli ha parlato di uno speciale materasso, il materasso Deox. È l'unico memory foam al mondo arricchito da una mescola in carbonio che ti aiuta a regolare il calore e la sudorazione e ti difende dagli effetti dei campi elettromagnetici. E non solo, è reverse, quindi puoi decidere come dormire. Chiama senza impegno all'800-910-323 per richiedere maggiori informazioni. Il collegamento radio. Allora, eccoci rientrati in diretta, magari in sottofondo sentite la voce del nostro collega di Telenorba Bruno Conte che si sta preparando per interagire con noi in diretta. Allora, c'era un'altra informazione da casa, Domenico Scaraggi che scrive: un saluto al popolo neroverdi, ai ragazzi in studio e un saluto particolare a quel grande portiere di Figliola. Poi, noi sappiamo che stasera tu devi andare a ballare. Ho appena minacciato Figliola di tornare subito a casa perché domani mattina c'è allenamento. Assolutamente, andiamo a porte chiuse. Allenamento a porte chiuse. Allora, e poi come al solito i nostri utenti sono sempre molto, interagiscono molto con noi. Luca ci scrive sempre. Allora, non so se avete letto del nostro ex citroncampista più forte di sempre dopo Agostinelli, che è passato alla Nocerina. Iannini. Gaetano Iannini. Assolutamente sì, nuovo colpo della Nocerina. Io vorrei dare, approfittando nell'attesa che il nostro amico io collega... ci sono. Allora già ci siamo, quindi l'informazione diamo dopo. Allora diamo il più cordiale benvenuto, il benvenuto, e ripeto, siamo onorati di avere qui con noi un grande giornalista, perché chi è cresciuto con il calcio locale a Telenorba da piccolino aveva i riferimenti Salomone a Bari e Bruno Conte al Via del Mare di Lecce. Diamo il benvenuto davvero con grande piacere a Bruno Conte in collegamento telefonico dal Salento. Ciao Bruno e benvenuto al Ruggito Nero Verde. Ciao a tutti voi, buonasera, spero che mi sentiate bene, spero che la linea sia pulita. Buonasera a tutti voi, a tutti gli ascoltatori e anche agli sportivi di Bitonto e zone collegate. Bruno, grazie, Bruno, si sente benissimo. È perfetto. E benvenuto logicamente a Ruggito Nero Verde e su Radio Doppio Zero, visto che è la prima volta che ti ospitiamo, con tanto piacere. Possiamo già dare la notizia che Bruno sarà presente anche domenica al Città degli Ulivi,
perché mi è arrivata la richiesta di accredito di Telenorma, quindi sarà un ulteriore piacere, dopo averlo incontrato e conosciuto in occasione di Bitonto Gravina, riaverlo qui con noi alla Città degli Ulivi. Col Gravina ha portato bene. Bruno, spero tu possa continuare a portare bene anche domenica. Bruno, oltre chiaramente a Lecce, segui da vicino anche il Casarano. Ultime notizie da Casarano. Allora, intanto la squadra si è allenata, come naturalmente sapete, oggi, domani si proseguirà, poi c'è molta attesa per questo big match della giornata, perché è inutile dirlo, è la partita più importante della giornata di Serie D. In Casarano si giocherà una carta importante a Bitonto, perché è partito con un certo ritardo, avendo perso già 3 partite, e dovrà cercare assolutamente di non perdere la gara di domenica. Quindi c'è grande attesa a Casarano, nel Salento, e c'è grande concentrazione nella squadra. Io oggi ho parlato con uno dei giocatori giovani degli under del Casarano, che è Simone Buffa, è un ragazzo palermitano molto forte, un centrocampista, il quale mi diceva che la determinazione è alle stelle, quindi dagli under ai senior sono tutti concentrati per cercare di fare quella grande partita che poi hanno fatto a Foggia 15 giorni fa. Quindi aspettatevi un Casarano straordinariamente concentrato. Non poteva che essere altrimenti, anche perché conosciamo mister Pasquale De Candia, ha vissuto 2 stagioni entusiasmante ed esaltante qui a Bitonto, ha lasciato meravigliosi ricordi. Chi conosce De Candia sa che le squadre di mister De Candia sono sempre particolarmente agguerrite e motivate. Bruno, che percezione si ha del Bitonto invece lì a Casarano, e più in generale di questo campionato, che finora comunque è ancora equilibrato? Come detto, il Casarano ha perso 3 partite, ma tutto sommato è lì a ridosso della zona playoff. Ma guarda, del Bitonto si ha una percezione straordinariamente positiva, perché lo dimostrano le cifre, no? A parte il fatto che io ho visto il Bitonto giocare un paio di volte quest'anno e ne ho tratto delle considerazioni straordinariamente positive. Una squadra coesa, con un allenatore bravo e tignoso come Taurino, ha dei giocatori certamente di categoria e forse anche qualcosa in più. Su tutti ovviamente vorrei citare il grande Patierno, ma non solo lui. E quindi cosa dire del Bitonto? Forse in tutto quello che ho detto finora è mancata la cosa più importante. È un gruppo che lavora con grande coesione, così mi è sembrato quando ho visto il derby con Gravina. È una squadra che gioca per un obiettivo coesa, ecco, mi ha dato questa impressione di grande forza di gruppo, e non mi sbagliavo, perché poi dopo quella partita ce ne sono state tante che hanno dimostrato questo. L'ultima considerazione riguarda questa difesa straordinaria, ermetica, con questo portiere Figliola che non subisce gol da 5 giornate, per una Serie D è quasi... siamo quasi vicini ai record del campionato di Serie D. Se dovesse continuare così, entrerà, insomma, mi auguro anche per lui, entrerà nella storia, ecco. La migliore difesa del campionato. Questo dimostra quello che ho detto prima. È una squadra cattiva, nel senso sportivo del termine, ovviamente, ma molto coesa tra giocatori e allenatore. La società non la conosco, però credo che la società sia a livello di quello che ho detto prima. Bruno, perdonami, fra Bitonto e Casarano che cosa potrebbe fare la differenza? O chi? Ma la differenza la potrebbe fare, a mio parere, il fattore campo per quanto riguarda il Bitonto, e il fatto che la squadra di Taurino viene da questi 2 clamorosi 3-0 rifilati a 2 squadre come il Taranto e il Brindisi, voglio dire, no? Stiamo parlando delle 2 formazioni che avevano iniziato alla grande il campionato. E quindi dalla parte del Bitonto c'è il fattore campo e l'entusiasmo, la grande carica energetica che hanno dato questi risultati. Per quanto riguarda il Casarano, la voglia di riscatto, perché il Casarano, come tutti sapete, è partito con una rosa ed ha una rosa di altissimo livello per la Serie D, e però
questo non ha ancora portato quei risultati che ci si aspettava qui nel Salento. Quindi il Casarano ha una grandissima voglia di riscatto, ha una grandissima voglia di ritornare nelle prime posizioni, oppure di andare nelle prime posizioni, visto che dall'inizio ancora non c'è stato in quelle posizioni, perché lo ritiene un lignaggio, un livello che gli è proprio. E quindi da una parte fattore campo ed entusiasmo, dall'altra la grande voglia di riscatto. Bruno, come hai detto tu prima, insomma, una delle forze del Bitonto è anche la difesa. Noi qui in studio stasera abbiamo il numero uno del Bitonto, cioè Antonio Figliola. Noi chiediamo solitamente ai nostri ospiti se vogliono fare una domanda a chi è qui in studio. Per cui se vuoi fare tu una domanda ad Antonio, Antonio ti ascolta. Sì, ad Antonio Figliola intanto vorrei fare i complimenti, perché io ricordo, ero ragazzino, ero bambino, un portiere del Lecce che si chiamava Emmerich Tarabocchia, che ha il record nazionale di tutti i tempi come portiere imbattuto, 790 minuti, superiore a Buffon, anche se giocava in Serie C, Tarabocchia. Quindi il record di tutti i tempi è quello di un portiere del Lecce che giocava in Serie C. Il secondo è Buffon nel calcio italiano. Allora questo esempio l'ho voluto fare, così un esempio clamoroso, per fare i complimenti a Figliola e alla difesa del Bitonto, augurandogli, ecco, quanti anni ha Figliola, ecco, volevo sapere questo, augurandogli di poter quantomeno avvicinarsi a quei record. E poi la domanda che volevo fargli era questa: qual è, io ho parlato prima di grande coesione, ma c'è una chiave, Figliola, per spiegare questo straordinario, perché lo voglio sottolineare, con il girone di ferro di quest'anno che c'è in Serie D, io ritengo che il primato del Bitonto sia, al momento, sia straordinario. Qual è la spiegazione, la chiave che spiega questo exploit? Sicuramente, innanzitutto buonasera, sicuramente l'impegno e i sacrifici, perché noi ci alleniamo alla grande, sappiamo che per vincere le partite dobbiamo fare ogni allenamento al massimo e ogni partita dobbiamo dare il 100%, se no è dura vincere. Quindi al momento noi ci alleniamo al massimo, cercando di vincere ogni partita, poi si vedrà, diciamo. Certo. Beh, per uno che per un ragazzo di 20 anni, un ventenne, gli hai fatto un gran bel augurio, Bruno. Noi davvero ti ringraziamo per questo splendido contributo, per essere stato qui con noi al Ruggito Nero Verde. Non so se Nicola, Danilo hanno altre domande, ci sono domande da casa. Grazie davvero Bruno, un caloroso abbraccio, un saluto al Salento. Chiederemo al presidente Francesco Rossiello, che ha enormi simpatie per il Lecce, se si ricorda il portiere, hai detto Tarabocchi, giusto? Sì. Bruno? Sì, io quest'ultima parte purtroppo l'ho sentita male, perché la linea va e viene, okay. Comunque ho capito che ci stavamo salutando, ripeto i saluti a tutti i vostri ascoltatori, ci vediamo domenica e speriamo che sia una grande partita come le due squadre possono decisamente fare. Va non bene, potrà che essere altrimenti con i due tecnici in panchina. Grazie Bruno, buona serata, grazie. E allora ringraziamo Bruno Conte, giornalista di Telenorba, che questa sera ci ha fatto il piacere di essere qui con noi in diretta telefonica. Fa anche con l'augurio, insomma, fatto ad Antonio per il proseguo della sua carriera. Grazie ancora Bruno, ci vediamo logicamente domenica al Città degli Ulivi. E allora adesso iniziamo a parlare chiaramente del Casarano, quindi esatto. Abbiamo già iniziato a conoscere qualche novità del Casarano, quindi ci tuffiamo nelle informazioni della rubrica del nostro caro Mario Romano, collega di Data Sport e Bitonto Live, l'avversario secondo Mario Romano, alcune informazioni anche statistiche. Comunque la prossima volta diciamo a Mario la rubrica si chiamerà l'avversario secondo Romano. Non secondo Mario Romano, la persona secondo Romano. E allora, unico precedente in Serie D tra Bitonto e Casarano risale alla stagione 2009-2010, con le due formazioni che si affrontarono sul neutro di Ostuni per la squalifica all'epoca della Città degli Ulivi, esattamente nel 14 febbraio 2010. Bitonto che perse per 2-1.
andò in vantaggio con la rete di Vincenzo Modesto al 12° del primo tempo, poi ci fu il ribaltone della formazione rossoblu salentina con Cenciarelli e Villa entro la fine del primo tempo. In quella stagione, come sapete, il Bitonto poi retrocesse in eccellenza ai play-out, attraverso i play-out, invece il Casarano, terzo qualificato ai play-off, poi fu sconfitto dal Forza e Coraggio Benevento per 3-2 dopo i tempi supplementari. Il Bitonto in quella partita si schierava, allenato da Massimo Pizzulli, con D'Antonio, Dispoto, poi al suo posto subentrò Gargiulo, Martellotta, Falanca, Colangione, Cantatore, Cellammare, De Santis, Persia, al suo posto Bottalico, Modesto e Di Pierro. Nel dopogara Mario ricorda anche delle contestazioni da parte della dirigenza bitontina per la sciagurata prova dell'arbitro Piero Mallo di Torre del Greco, che annullò un gol regolarissimo al Bitonto al 47° del secondo tempo. Analizzando invece più da vicino questa stagione, questo Casarano, il ruolino di marcia del Casarano in trasferta è di appena 4 punti. Ci auguriamo possa restare così, grazie solo alla vittoria ottenuta a Marsico Vetri di Villa d'Angri per 2-0 contro il Grumentum, e poi il pareggio a Foggia, tra poco vedremo anche le immagini, ecco, proprio in questo momento, per 1-1. Poi ci sono state le sconfitte di Cerignola per 2-1 e ad Andria al 90° per 1-0. Dunque 4 punti fuori casa, 10 in casa, per un totale di 14 punti in classifica, con 11 reti fatte e 6 subite. Sicuramente sarà una partita speciale per mister Pasquale De Candia, ex allenatore del Bitonto e dell'Omnia, poi promosso in Serie D. Col Bitonto ha sfiorato la Serie D nell'incredibile duello con Cerignola e Altamura, in eccellenza, mentre sulla panchina dell'Omnia Bitonto nella stagione successiva, subentrato dopo 3 giornate a Beni Costantino, è riuscito nella grande rimonta di accedere prima ai playoff e poi a conquistare la Serie D attraverso i playoff regionali vinti con 2 gare fuori casa e i playoff nazionali contro Lago Negro e Afragolese. Sarà una partita non priva di emozioni dunque per De Candia, ma anche per 2 componenti del suo staff, l'Omone, il professor Michele Ventura, preparatore atletico, e il match analyst Gianluca Lopez. Io sono di parte. Il tecnico molfettese non abbandona mai il suo credo calcistico, ovvero il 3-4-3, ma talvolta può anche schierare il 3-5-2, come ha fatto anche a Bitonto. Miglior marcatore per il Casarano in questo avvio di stagione è Salvatore Mincica, un siciliano classe 92 con 3 reti. Miglior stagione per lui è stata in Serie D nel 2013-14 con la Leonfortese, in 18 presenze realizzò 6 reti. Da seguire anche Filippo Tiscioni, anche lui siciliano. C'è una banda di siciliani portata dal DS Marcello Pitino, nonché siciliano pure lui, chiaramente. Tiscioni è un classe 85 proveniente dal Siracusa, nella scorsa stagione in Serie C. Vanta anche 14 presenze in Serie B con la Ternana nella stagione 2017. La miglior stagione in D per lui è stata a Messina nel 2012-2013 con 13 reti in 30 presenze. Da segnalare anche tra le file del Casarano un ex calciatore di Serie A ed è Archimede Morleo, un classe 83 con tantissime presenze in Serie A tra le file del Bologna, e quest'anno assegno anche su calcio di rigore per l'1-0 contro il Nardò. Tra l'altro Morleo, bisogna capire poi se giocherà esterno o bisogna capire se giocherà centrale, Morleo, di difesa e così via. A proposito di difesa, c'è il difensore palermitano Rocco D'Aiello, anche per lui precedente in classe 86 con precedenti Serie B con Torino, Trestina e Albino Leffe, e poi Giuseppe Mattera, che abbiamo conosciuto ancora meglio lo scorso anno, è un classe 83 anche lui, tra i protagonisti della promozione del Bari in Serie C, avendo guidato la difesa insieme a Di Cesare del Bari l'anno scorso in Serie D tra i dilettanti. Non dimentichiamo pure l'attaccante argentino Emiliano Olcese, è un altro classe 83 che vanta più di 160 reti tra Serie D e Serie C in carriera. E poi ancora in attacco c'è Ciro Foggia, un classe 91, lo scorso anno protagonista a Cerignola, credo con 16 reti, anche se la sua stagione migliore è stata a Gragnano con 21 reti in 31 presenze qualche stagione fa. Come dai, considerate che il Casarano ha 16 over, quindi panchina molto lunga, forse anche la tribuna. Infatti, c'è abbastanza scelta, ci saranno abbastanza. E 30 scelta. Giocatori in rosa. Abbastanza scelta per mister De per Candia. Per mister De Candia ci sarà tanta scelta. Io mi auguro, a parte di tutto, che venga accolto comunque un grande applauso
Beh, mister De Carlo, perché ha lasciato ad ogni modo ricordi meravigliosi qui a Bitonto. Andiamo avanti. E questa era dunque la rubrica l'avversario secondo romano. Allora, volevo fare una domanda che invece ci girano da casa, da Angelo Antonio Papapicco, adesso mi sfugge, Andrea bombe. Va bene, allora no, invece una domanda seria, a parte lo scherzo che ci potrebbe essere, cioè lui mi chiede credi che questo campionato sarà sempre così per quanto riguarda le prime squadre, cioè stretto in pochissimi punti, o comunque si riuscirà a creare un piccolo divario? Sì, secondo me il girone di andata sarà molto equilibrato. Poi in ogni campionato, secondo me, di Serie D, anche nei passati, alla fine un gruppo si stacca perché i valori vengono fuori. Quindi secondo me il girone di andata sarà molto equilibrato, poi i valori verranno fuori. Per cui al giro di boia tu pensi che qualcuno pian piano comincia a staccarsi da questa lotta continua? Secondo me sì, al girone di ritorno ci sarà un gruppetto che si contenderà al primo posto. Sì, ma anche perché Nicola, mi riaggancio alla risposta di Antonio, di Sant'Antonio, c'è da dire che a dicembre poi parte un altro campionato, perché a dicembre le squadre cambiano volto con il mercato, c'è anche da dire che ci sono molte squadre che magari sono partite bene per fare subito i punti per salvarsi, certo, perché magari non hanno la possibilità, la potenzialità, la propensione a puntare alla Serie C, al professionismo, quindi magari ci sono anche squadre che partono forte per incamerare subito i punti necessari per poi viaggiare col pilota automatico e quindi dirigersi verso una salvezza tutto sommato tranquilla. Quindi sicuramente inevitabilmente ci sarà anche una scrematura con l'inizio dell'inverno, con i campi più pesanti, con i campi più freddi, quindi con il mercato di dicembre e anche di gennaio, perché non dimentichiamo che poi con l'apertura del calciomercato chiaramente dei professionisti, anche il dilettantismo, anche la Serie D può risentire chiaramente a gennaio di operazioni di movimenti di mercato, perché si può solo acquistare a gennaio dal professionismo e cedere al professionismo. Va bene, allora ragazzi, noi abbiamo ancora pochissimi minuti, per cui se tu mi dici il tuo solito allora, blocco di notizie, di news, di informazioni, le indicazioni necessarie. Allora ricordiamo, anticipiamo che domani e sabato per il Bitonto ci sarà allenamento a porte chiuse allo stadio Città degli Ulivi. Domani è prevista anche la conferenza stampa prepartita alle ore 12 con mister Roberto Taurino, che torna dunque finalmente a parlare dopo tre settimane di silenzio forzato causa squalifica. Quindi sentiremo anche le impressioni del tecnico salentino in vista di questa partita contro il Casarano. Ricordiamo l'iniziativa che da questa domenica il Bitonto Calcio ha dato e lanciato, che qualche utente ha ricordato anche durante la chat. Assolutamente sì, l'iniziativa Il Bitonto tifa con noi, generazione neroverde. Il Bitonto apre le porte dello stadio Città degli Ulivi ai bambini delle scuole calcio bitontine indistintamente, senza escludere nessuna scuola calcio. Si parte domenica ospitando i bambini della scuola calcio Bitonto Calcio Bella Vista. La prerogativa è solo una: indossare il nero verde, magliette nero verdi, indumenti nero verdi, per riempire di calore, passione e tifo nero verde il Città degli Ulivi in tutte queste domeniche. Bambini che poi insieme alle loro famiglie andranno nella tribuna scoperta. Che dirvi, Bitonto Casarano sfida. Il Bitonto gioca da capolista in casa, quindi davvero l'invito alla città è quello di accorrere numerosi, ore 15:30. Sì, anche perché adesso non ci sono nemmeno scuse da poter... Un ponte anche bello lungo, minuti finali che sicuramente saranno giocati sotto le luci delle torri faro, dei riflettori. Non resta altro che veramente accorrere numerosi e spingere il Bitonto ad un'altra grande vittoria, perché significherebbe dare anche ancora una volta un ulteriore segnale sia a questo campionato ma anche a se stessi, che qualcosa si può davvero cominciare pian piano a pensare. È lungo, certo. Io personalmente poi ho parlato con mister Taurino lunedì, è tanto lungo il campionato, è faticoso, bisogna forse vivere la giornata, ma coltivare questo sogno,
giornata dopo giornata, anche partita perché, dopo partita. Anche perché c'è qualcuno che diceva i sogni aiutano a vivere meglio, per cui sognare... Penso che mister Taurino lo ripeta come un mantra da camerino. Ce lo dice sempre. Dalla prima cosa da camerino. Bisogna coltivare dei sogni perché ti danno veramente la spinta giusta. Ovviamente non illudersi, però coltivarli. E allora, Nicola, io ho chiuso i biglietti, li sapete ormai, i punti vendita, i punti prevendita, la biglietteria. Punti vendita, punti prevendita, li ripete Danilo questa sera. Sì, il punti vendita, il bar. Via Vai Center. Via Vai Center, di Via dei Lazzati, oppure la tabaccheria Sorgente, oppure accorrete direttamente alla biglietteria dello Stato Vicente di Lili. A partire dalle ore. Dalle 14 circa. Ragazzi, è una partita che non ha bisogno di presentazioni, è una partita importante per il Bitonto che va a chiudere un trittico di partite piuttosto complesso, perché non era semplice. 4, 5, sì, 4 Ravina, partite, non era... Ravina. Ravina, Cerignola, Taranto, Brindisi e Casarano. È stato un mese di fuoco. È stato un mese e qualcosa di fuoco. Vorrei dire, penso che la squadra lo meriti. Meriti una cornice di pubblico fantastica. Bitonto da questo punto di vista non delude mai in questo tipo di situazioni. Dunque non ci resta che darvi l'appuntamento a domenica, perché il Bitonto lo merita. La Bitonto città merita questo primato. Quindi ragazzi, venite allo stadio e possibilmente tingetevi il più possibile di nero verde, perché poi il colpo d'occhio dal campo alla tribuna diventa qualcosa di fantastico. Assolutamente. Un appello, Antonio. Sì, ci... Perché tu molte volte stando lì da solo, li guardi, se li ascolti, meglio. Ci fa molto piacere, diciamo, il calore che ci stanno dando, diciamo, fino ad adesso. È ovvio che più sono e più ci fa piacere, più ci danno stimoli, più viene voglia di vincere ogni partita. Quindi è solo un bene. Uno dei nostri obiettivi era comunque quello di portare ancora più entusiasmo dell'anno scorso e penso che ci stiamo riuscendo, diciamo. E allora nel ringraziare Antonio Figliola che è stato con noi stasera, grazie a voi, grazie. Tutti i complimenti che sono arrivati per quanto riguarda te. Vi ricordo che c'è la possibilità di rivedere on demand la nostra puntata sempre sul sito www.radio00.it, anzi andate a vedere il nostro portale e scoprite insomma tutto quello che stiamo continuando a fare in questo periodo. Vi ricordo sempre il Ruggito Nero Verde giovedì prossimo, le interviste pre-partita che dovranno andare in onda credo domani pomeriggio, perché se non ricordo, come hai detto tu, domani mezzogiorno ci sarà, esatto, alle 12. Alle 12. Che cos'altro dovevo dire? Dovevo dire un'altra cosa, non mi ricordo più. Vabbè, a proposito, c'era, come ho detto prima, quella persona, quel nostro utente che ha detto all'ultimo minuto Antonio para con i gioielli di famiglia, eccetera, eccetera. La stessa persona ha detto, in conclusione, speriamo che vada tutto bene, altrimenti mister Taurino colpirà i gioielli di famiglia di Antonio. Di Antonio. E con tutto il cuore spero che tu possa passare un campionato in mezzo ai pali in solitudine, perché vuol dire che nessuno si avvicina alla porta del Bitonto. Magari. On demand, l'ho detto. On demand. Andiamo, dai. On demand, l'ho detto. Andiamo a fare Howlin. Andiamo a fare. Mamma mia. Cos'è? Vabbè, lasciamo stare. Halloween. No, vabbè, facciamo così. Andiamo ad essere noi stessi. Sempre. Esatto, che forse è meglio. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Logicamente, l'appuntamento è a domenica alle 15.30 per Bitonto Casarano. Venite in massa allo stadio. Ciao a tutti, buonasera. Ciao. Ciao. Questo programma è stato offerto da... Oh,
Questi sono Luca e Maria. Da qualche tempo avevano dei forti dolori che gli impedivano di vivere bene. Finché un giorno un amico gli ha parlato di uno speciale materasso, il materasso Deox. È l'unico memory foam al mondo arricchito da una mescola in carbonio che ti aiuta a regolare il calore e la sudorazione e ti difende dagli effetti dei campi elettromagnetici. E non solo, è reverse, quindi puoi decidere come dormire. Chiama senza impegno all'800 910 323 per richiedere maggiori informazioni.